La musica per sensibilizzare i ragazzi sui temi della solidarietà e del volontariato. È stato questo il ruolo del Liceo Musicale Tommaso Stigliani di Matera, insieme alle associazioni Onlus Dumbo e Con Cuore Pavido, culminato in un magnifico concerto dal titolo Artisti Uniti per la Solidarietà, che ha avuto luogo nella sala del Palace Hotel di Matera nella serata del 23 maggio. Abbiamo dato vita a questa associazione per aiutare i malati di SLA come Vincenzo, che non c'è più e che hanno bisogno di tante tante cure, e in Basilicata siamo molto molto sprovvisti e abbiamo bisogno di dare loro una mano. Tanti gli obiettivi, il primo, quello che vorremmo realizzare a breve, è un camper per i malati di SLA, perciò raccogliamo fondi per realizzare questo mezzo speciale, che è stato studiato insieme ai clinici del nostro ospedale, insieme ad esperti dell'azienda sanitaria, ma anche di apparecchiature elettromedicali. Quindi un progetto che si chiama Sulle ali, liberi di muoversi. Il secondo nostro obiettivo, il più importante ancora, è la realizzazione di una struttura per i malati di SLA, o quantomeno approntare dei posti letto in una struttura già preesistente. È un obiettivo che dovrebbe venire incontro alla necessità di ricoveri intermedi post tracheostomia e PEG, che è il passaggio più delicato per un malato di SLA. Il concerto è stato il risultato di un percorso curricolare delle classi del liceo musicale, con l'obiettivo di approfondire argomenti di studio attraverso la musica d'insieme e la lettura, curata dalla professoressa Calia, dal volume Cronaca di un secolo memorabile, il Novecento, La Stampa, Società, Tecnologia, Costume, Cultura, Economia e Finanza. Il Novecento, raccontato attraverso brani musicali e canzoni indimenticabili. Dao Sole Mio a Mamma di Beniamino Gigli, Nel blu dipinto di blu, passando per i Beatles fino ai Pink Floyd. Le note del violoncellista maestro Giovanni Loiudice hanno emozionato il pubblico, portandolo in una triste pagina di storia quale quella dell'Olocausto, con la colonna sonora del film Schindler's List. Com'è stato lavorare con i ragazzi e preparare questo importante lavoro? Beh, naturalmente lavorare con i ragazzi è sempre emozionante quando in gioco si mettono dei temi molto forti,
ecco, che arrivano attraverso la musica in maniera molto più veloce che con le parole. Ecco, io quello che ho potuto vedere è proprio che i ragazzi capiscono molto bene, sensibilmente, l'importanza di questo messaggio che arriva diretto al cuore, e ti accompagnano anche loro con la loro gestualità, con la loro semplicità anche, perché erano ragazzi comunque molto giovani anche strumentalmente, però ecco, comprendono fondamentalmente quello che è la qualità del suono, la meraviglia, ecco, ancora hanno questa capacità di stupirsi, cosa che sembra strano in un mondo globalizzato in cui da padrone la fanno i cellulari, ecco. Invece i ragazzi si possono staccare da questi strumenti e innamorarsi invece di uno strumento fatto di legno, che sembra, ecco, una cosa antica ma ancora bellissima e molto molto attuale. Nella kermesse musicale si sono esibiti anche i ragazzi dell'associazione Dumbo di Matera. L'associazione Dumbo dal 1997 si occupa della tutela dei diritti dei disabili, gestendo un centro diurno cittadino. Alla iniziativa erano presenti i dirigenti scolastici e i docenti del liceo musicale Franco Di Matteo, Giovanni Di Napoli, Giovanni Lo Iudice e Rocco La Canfora, che si sono particolarmente impegnati per la realizzazione di una iniziativa che ha messo al centro la solidarietà. Lo spettacolo di stasera è frutto di un grande impegno del liceo musicale Stigliani di Matera, un lavoro durato mesi che ha coinvolto tutte le classi della musica d'insieme. Sì, è un lavoro che noi abbiamo programmato all'inizio dell'anno e la cosa bella è che all'interno del percorso didattico curriculare abbiamo voluto inserire il contesto storico di tutto il Novecento. La cosa importante è che abbiamo visto i ragazzi affezionarsi a questo progetto, soprattutto sarebbe una metodologia alternativa al libro, perché non è altro che studiare un secolo, studiare le innovazioni scientifiche, culturali, letterarie e così via attraverso la musica, quindi l'arte della musica. Però per fare questo significa che c'è una sinergia tra noi docenti, ci rispettiamo, ci vogliamo bene. Ognuno ha il suo compito e alla fine vengono questi risultati. Se c'è questa amalgama, se c'è questa unione tra docenti, sicuramente la scuola funziona e noi stiamo cercando di farla funzionare. La cosa che a me preme sottolineare è educare i ragazzi che purtroppo hanno oggi come oggi con i cellulari non hanno altro che vedere ciò che a loro interessa e avere un risultato immediato. Far capire che nella vita ci sono delle problematiche ben più forti, tra cui ragazzo con abilità diverse e purtroppo capire che nella vita si vive anche nella sfortuna con questa associazione con cuore impavido, quindi la collega che purtroppo ha perso il marito e quindi vive questo dolore in una maniera così forte, ci ha trasmesso questa sensibilità e noi l'abbiamo ricambiato con la musica. Oh!